Già sto trasmettendo dal vivo. Allora, un saluto a tutte e tutti voi. E, cari amici, speriamo mi sentiate bene. Questo programma lo volevo fare il 2 novembre, direttamente appena saputa la. E poi non ho avuto tempo. E quindi ieri ho fatto. Ciao Fatima, hello Fatima, assalamu alaikum, good night. E vi dicevo. Non riesco a snodare questa. No, niente, è che oggi volevo fare un tributo a. Volevo fare un tributo a Gigi Proietti, che nacque all'anagrafe come Luigi Proietti.
Dicevo, mi sono riuscito a appendere questo. Scusate per i primi minuti che forse cancellerò di questa live. Ma è venuto un caso. Allora, è morto Gigi Proietti, purtroppo. È morto stroncato da un infarto. Oggi avrebbe compiuto 80 anni. È morto il 2 novembre. E io avrei voluto fare un video il 2 novembre, però ieri il 3 ho fatto un radioprogramma sul mio secondo canale di YouTube e sul mio canale di Spreaker. E quindi che posso dirvi? Gigi Proietti è stato un attore che è stato molto importante per me, ha accompagnato la mia infanzia, la mia gioventù. Io soprattutto lo seguivo nella tele. O quando trasmettevano qualche film di lui, qualche suo film, oppure nei programmi, nei varietà che ha condotto. Ha condotto tanti varietà, tanti programmi a premio. Grazie per i 3 like che ho ricevuto. Il video si vede di pessima qualità. Comunque, che dire? Era un idolo. Vediamo un po'. Gigi Proietti, il grande attore romano, è morto nel giorno del suo hotel. Vediamo un po'. Wikipedia. Allora, Gigi Proietti, all'anagrafe Luigi Proietti, 2 Roma, 2 novembre 1940, e c'è bisogno di dirlo, Roma. Roma, 2 novembre 2020, ammazza, oh, sempre il 2 novembre, pensate, è nato il 2 novembre. È morto il 2 novembre, solo manca che fosse stata la stessa ora, e ha 80 anni. E il 2 novembre è la festa dei morti, quindi non so. Adesso il suo primo anniversario si commemorerà la nascita, la morte il giorno dei morti, quindi anche la festa dei morti sarà la sua festa, perché proprio non solo perché sarà morto, ma anche perché sarà morto il 2 novembre. Sono quelle cose della vita. Coincidenze? Non lo so, però ecco, la televisione, per esempio, poi è stato uno scrittore, ha fatto di tutto. Alla fine del 2013 Proietti esordisce nella scrittura, pubblicando un'autobiografia intitolata Tutto sommato qualcosa mi ricordo. Vita privata e morte. Molto riservato sulla sua vita privata, nel 1962 conosce un'ex guida turistica svedese, Sagitta Alteri, e non la lascia più senza mai sposarsi. Siamo antichi concubini, diceva scherzando. Dal 1967 convivono fino alla sua morte. Da lei ha avuto 2 figli, Susanna e Carlotta, anch'essi attrici. 2 figlie. Suo nipote Raffaele ha iniziato una carriera da doppiatore. Cioè il nipote si fa in due, si doppia. O quello è sdoppia, non so. Ecco qua. E niente, faccio a quest'ora del pomeriggio questa live. La volevo fare in tributo a Gigi Proietti e mi sono reso conto che innanzitutto dovevo mettermi questa cosa qua e ho perso i primi minuti iniziali della live, ma sono sicuro che quanti di voi vorranno
sapranno vedere questa live fino in fondo avranno il fegato di farlo. Fegato, 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 strappolato. E salteranno, skipperanno la fase iniziale. Purtroppo io mi sono intestardito e quando mi intestardisco devo fare le cose fino in fondo. Dicevo, è stata una perdita, poi perché oggigiorno morire a 80 anni, insomma, e non me l'aspettavo mica, e mica sapevo che era malato. Vabbè che non me lo vengono a dire a me se un attore famoso è malato, non è che lo vengano a commentare sotto i miei video. Comunque, Perunchi, vorrei, vediamo un po', già che ci sogno, che io sogno, c'è un po' di casino qua, vediamo un po'. Mettiamo innanzitutto, voglio mettere la mia live in una l'avrei potuto fare senza entrare nella pagina. Voglio mettere la mia live in una lista di riproduzione. Vediamo un po', faccio le cose in casinete, mamma mia, tutto quanto il resto. Ecco qua, mettiamo anche la Robla nel... Vi faccio compartecipi, anche se non posso condividere lo schermo, non lo so fare. Poi dal vivo non ho... Ecco, vi faccio compartecipi di tutto quello che faccio. Praticamente un grande casino. Ecco, e poi mettiamo nella lista di riproduzione. Allora, favoriti. Commentando le notizie, giustamente questa è una notizia. Andiamo via. Ecco, possiamo pure chiudere, se non si chiude la finestra. Allora, dicevo, questa è una live un po' pazzarella, perché così fatta al volo, senza essere programmata. Vabbè che di solito non le programmo mai. Poi non so, siete in due a guardarmi. Ah, che bello. Ah, ecco, sdoppiamo questa pagina. Poi vi domanderete, ma quando rinizi di nuovo a parlare come parlavi prima di Gigi Proietti? E allora vediamo un po', community qua è un po' lento il mio computer, aiuto! Ecco qua, non sto a scegliere adesso i tag, non li ho salvati. Uno dice, ma che qua? Ciao, mi abbandona questo computer? Ecco qua la trasmissione in vivo, non ci capisco una mazza, scusate. Madonna benedetta. Madonna, San Gennaro, aiutami, incoronata, aiutatemi voi. Già ho perso 5 minuti prima. Adesso che cavolo, che casino sto facendo? Ah, madonna mia. Vediamo video. Vabbè che mi sono svegliato con un forte mal di testa, sarà quello. Ecco qua. Vediamo sotto che lista di riproduzione ho messo questo video. Due spettatori. Ecco qua, adesso ci dovrebbe essere. Momento, che poi torno a voi. Allora, vi dicevo, io seguivo...
Gigi Proietti, lo seguivo soprattutto quando faceva Cammella Tele, perché lui ha voluto portare il teatro, è stato uno fra i primi che ha portato il teatro nella tele. E quindi era fantastico, perché io non andavo al teatro, non potevo, ero piccolo, i miei genitori non andavano al teatro negli anni 70, negli anni 80, ma era fantastico vederlo nella tele, vedere tutte le sue battute esilaranti, anzi guardarle, sentirle. 2010. Ecco qua. Dai, gli faccio il tifo. Dai, appiccica, ecco, incolla. Perché faccio così? Perché forse si attivano altre notificazioni se io mi uniti. E quindi forse a qualche persona gli arriva adesso la notificazione che il mio video è in marcia. Vediamo un po'. Comunque sono contento di stare qua con voi a cavoleggiare, a fare questa. Dai, si inceppa. Madonna, non so se c'è la connessione lenta. Beh, così, come dire, che cosa si può dire con questo? Cioè. Ecco qua, finalmente. Mezz'ora che sono dal vivo, più o meno. E quindi, niente, ecco, mi sono scordato di mettere la roba. Ma fa niente, lo metto adesso. Poi domani vi voglio ricordare che ci sarà una mia premiere programmata. Domani vi aspetta un qualche cosa che sarà meglio di questo, una premiere programmata. Quindi, come dire, andiamo un po' a vedere gli ultimi commenti che ho avuto a altri video. Gli ultimi commenti che ho avuto a altri video. Che sono stati, vabbè, poi mi salutano. Homeless mi dice buongiorno, buongiorno Homeless. E qua la pagina di YouTube dei commenti mi dice buongiorno perché è in bianco, starà a dieta. Ah, qua Luca Magnanensi. Luca Magnanensi, ciao, io sono stato in Ladakh, il Tibet indiano, dove è cronaca recente, ma nemmeno troppo pubblicizzata, che la Cina abbia iniziato un'opera di avanzata militare nella zona del lago Pangong, che è in parte in India e in parte in Cina. Zona oltre 4.300 metri di quota, storicamente contesa e militarizzata. Ci sono stato in bicicletta nel 2018. C'è anche una regione, caro Luca Magnanensi, che è molto interessante. Non so se ci sei stato, perché ho visto che hai fatto un tour in bicicletta, appunto nel 2018.
Ecco, caro amico Luca Magnanensi, questo è il Mustang o Mustang, l'ultimo Tibet. Ora vedo che alcuni amici, tra i quali Piero Verni e Claudio Cardelli, sono stati tanto fortunati, e come li invidio, da poter visitare il Mantang. O Mustang, dipende come si scrive. Una delle più autentiche gocce di Tibet, miracolosamente rimasto intatto a quasi mezzo secolo dalla caduta della grande patria. Questo libro dovrebbe essere degli anni 90, edito dalla Corbaccio. Di stampare nel mese di aprile del 1994, quindi di anni non ne sono passati quasi 50, ma ormai quasi 76 anni ormai ne sono passati dalla caduta del Tibet in mano ai comunisti cinesi. Vediamo. Hola Marta Uribe, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos en familia? Espero bien. Espero que todo le vaya bien. Cuídense de esta cosa que está viniendo, porque todavía no hay la vacuna. Hablan de primer contagio, de segunda ola, de estas cosas, pero es todo uno, es siempre lo mismo que anda circulando por ahí. No es que son cosas distintas. Que sean contagios distintos. Hasta que no hay una vacuna, hasta que no hay un remedio, una medicina, es todo lo mismo. Beh, che dire allora, cari amiche ed amici? Che ci sono molti conflitti con l'India, non solo con l'India e la Cina, e la Cina è uno dei paesi che più stanno invadendo tutto il mondo commercialmente, militarmente, sono irrefrenabili. Poi vogliono di nuovo riemergere a grande imperio mondiale, questa volta mondiale, perché di solito stavano chiusi su se stessi, erano autarchici. Adesso invece vogliono, attraverso la via della seta, del commercio, vogliono impadronirsi di ampie regioni del mondo, sia fisicamente sia con l'influenza economica e politica, geopolitica, che passa anche per il dominio delle aree regionali, il dominio economico e militare. Quindi, come dire, questo, se si somma l'espansione del mondo islamico, per esempio la guerra tra azeri e armeni, appoggiata, sostenuta. Spero che no, Marta. Certo, se pondrà más feo perché sta moltiplicando, si sta differenziando. Este virus tiene muchas mutaciones. Tiempo que encuentren una vacuna, che una no alcanzará, che già avrà muchos otros serotipos. Come dire. La mia connessione è instabile. Oh, questa live ha avuto di tutto. Ha avuto di tutto. Questa live ha avuto di tutto.
Non mi riuscivo a mettere questa cosa qua perché si era annodata con un'altra, sempre quando le cordicelle si annodano fra di loro, poi non si sa come. Poi la live si interrompe, non so quante volte, come si vedrà. Probabilmente dovrei andare all'editore di YouTube per dargli un taglio. Avevo iniziato che volevo fare una live perché il 2 novembre è morto, proprio il giorno dei morti, incresciosamente, Gigi Sabani, al secolo Luigi Sabani. Perdono, ho sbagliato pure il nome. Sabani è morto da un pezzo ed è morto ai 60. No, è morto Gigi Proietti, al secolo Luigi Proietti. È morto proprio il 2 novembre, il giorno dei morti. È morto proprio il giorno in cui è nato. Allora io proprio il giorno 2 novembre volevo fare un video, ma non ho potuto. Ieri ho fatto un... non so se dopo cena, di notte... non mi ricordo, ho fatto un radio podcast in Spreaker che poi ho salvato nel mio secondo canale di YouTube, Spreaker Radio Podcast of Sant'Enchan. Comunque, voglio dire, adesso volevo al volo così, adesso sono le 16:20. Fare un qualche cosa di leggerino. Ma rieccomi. Eccomi che faccio le live con il mio solito stile, cioè senza stile, i primi 5 minuti buttati al vento. E poi per fortuna che c'è ogni tanto qualcuno che si aggancia e sente i miei vaneggiamenti, perché sono quelli, con una vecchia webcamera, perché non voglio utilizzare il mio cellulare che è del 2014. E incredibilmente mi sta durando bene questo Motorola Moto X seconda generazione. C'ha la polvere, perché io ultimamente meno lo uso meglio è, così dura di più, almeno credo, speriamo, perché io non posso comprarmene un altro. E voi vi domanderete: ma con cosa ti filmi se la tua vecchia webcamera, no, webcamera, perdon, sì, la tua vecchia webcamera con la quale ti stai filmando fa schifo, che è del 99. E se questa filmatrice, che è del 2010, gli si è rotto per la seconda volta il flessibile, quindi la posso usare soltanto con un cavo speciale connessa a un televisore, filmava 720x480. Ecco, io mi filmo di solito i miei video, che vedrete domani uno in Premiere. Mi filmo con questo Nokia Asha 302. Per anche, guarda, ultimamente, perché ho trovato un conversore di questo, non so in che formato fa l'audio, questo Nokia Asha 302 del 2011. Comunque io glielo regalai a mia madre dicembre 2013. Fa degli audio che sono buoni. Per non utilizzare l'applicazione di Spreaker nel mio cellulare Android, registro la voce con questo e poi nel computer gli do un formato e carico in Spreaker dal computer, quindi non live. E poi dal computer, dal stesso account di Spreaker, lo carico nel secondo canale di YouTube, che è Spreaker Radio Podcast of Sant'Enchan.
Ecco, con queste cose io il Nokia Asha, Nokia lo dice qua, Asha non lo dice per nulla, e qua dice, ecco perché i video sono quadrati. Poi adesso non so che cosa starà, mannaggia Benedettola, starà filmando questa mia vecchia webcamera che filma in 320x480, no, 320x240. Però che attraverso YouTube non so se vengono dei video in 480x320, non una cosa del genere. Poi alla fine adesso vediamo che formato gli sta dando, perché io quando facevo ho fatto delle live. Soltanto che mi si surriscaldava troppo il cellulare. Allora, quando facevo delle live con questo che filma in 2 megapixel la camera frontale in full HD, i video uscivano in 720. Adesso mi si è bloccato tutto, c'ho il computer, il monitor nero, non riesco a capire che cosa sta succedendo, proprio una cosa scandalosa. Beh, niente, mi si è pensare che io avevo ascoltato i consigli di Andrea Cappelletti su come ampliare la memoria RAM, e a me mi ha rallentato il computer, devo dire sta cosa, no? Insomma, nonna Benedetta. E da quando ho fatto questa cosa qua, vediamo. È più lento il computer, mica più veloce. Devo rifare tutto. Devo togliere questo ampliamento ai dischi rigidi perché ci avrò i dischi rigidi lenti. E non so, si ricaricano le pagine, si perde. È incredibile, è incredibile. Mamma mia. Allora, vabbè, io non riesco neanche a vedere la pagina web dal computer del mio video. È incredibile. Per fortuna. Che avevo agilizzato le memorie, come diceva Andrea Cappelletti, ma si vede che il mio computer questa cosa qua o non la soffre oppure è troppo vecchio. Mettiamo Marta Uribe, los rumores están que volvemos preparar well Que tenemos que prepararnos con alimentos. Se va a poner muy feo entonces. Y se va a poner muy muy contagioso y muy viral todo esto, este asunto del COVID-19. Espero que no, espero, porque si no se va a volver en la española, que azotó el mundo desde el 18 al 20. O si no se va a volver como algo que tomó muchas muertes en el medioevo, la peste negra. Esperemos que no. Qua ci sono delle icone, ma io non mi azzardo a toccarle perché poi si sospende la live. Comunque, com'è lento a caricare le pagine? Madonna Benedettola. Ah. Ai 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 ai, Chihuahua. E niente, qua fare le live è tutto un rischio. Hi, stay alive, stay alive, stay alive, ta ta ra 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 ta ra. Eh sì, hai capito.
Qua c'è una pagina che non si riesce. Ecco, adesso si carica, meno male, si carica. Quindi mi raccomando, come ci ha detto adesso in chat la nostra amica Marta Uribe, o voi, gente di poca fede, preparatevi, voi che contestate le scelte del governo italiano. Sappiate che in Nord America stanno dicendo che bisogna prepararsi al peggio. Preparate scorte d'acqua e di cibo, perché dovremmo rimanere varati in casa per mesi. Infatti la Spagnola dura connessione instabile. E poi, gente di poca fede, ogni tanto mi appare la striscia, la tua connessione instabile. Preparatevi, fate scorte di cibo, come vedrete nella chat. La mia amica Marta Uribe dice che potrà durare mesi, e io dico la Spagnola è durata 2 anni, la peste bubonica, che è stata molto più micidiale, non so quanti anni è durata, ma nel corto tempo che è durata la Spagnola ha decimato la popolazione europea, ma non so se la metà della popolazione europea è morta per la peste bubonica, la metà. Quindi se questo dura ancora di più per le complicazioni, la mancanza. Ciao Legno Gamer, come va? Ero iniziato a parlare di Gigi Proietti, di come mi dispiace la sua dipartita, e poi adesso invece mi ritrovo a parlare, ho parlato del Mustang, della DAC e delle conflitti che la Cina c'ha nei confini dell'India e dell'Himalaya. E adesso dicevo che la nostra amica Marta Uribe dice che i rumori stanno dicendo che dobbiamo ritornare a prepararci con cibo, perché questa pandemia potrà durare molto di più. Sì, anche a me dispiace molto. Ieri ho fatto un radioprogramma nel mio secondo canale, Spreaker Radio Podcast of Sant'Enchan. Io che non riesco a scrivere qua con la tastiera virtuale, perché quella fisica mi funziona poco del cellulare. E infatti sono riuscito a stenti a scrivere in community, a pubblicare questo video, così magari anche altri ricevevano la notificazione, perché YouTube sta messo male con le notificazioni. Sono passato per farti un saluto e auguri, un buon pomeriggio. Buon pomeriggio Legno Gamer, ci rivedremo da Giuseppe Flaco Montefiore. E quindi volevo non farti mancare un saluto qua. Ecco, allora ieri ho fatto un radio programma in Spreaker che ho condiviso anche nel mio secondo canale di YouTube, ma oggi che avevo del tempo libero ho detto, visto che ho come 7 premier programmate, cioè devono uscire già una scadenza programmata, non mi andava di fare un altro video e caricarlo come premier e programmarlo. Addirittura ho caricato gli auguri di Natale, e allora ho detto voglio fare una live al volo senza prepararla, perché di solito le faccio così le live al volo e senza prepararle. E quindi parlando un po' di tutto, soltanto che ci ho avuto diversi inconvenienti tecnici. Prima di tutto mi è caduta una cortina, e poi è successo che mi si hanno dato questo intorno a un'altra cordicella, e poi niente, parlo così a zonzo. Vedo che avete fatto amicizia,
Veo che ha seccio un nuovo amico, Marta. Sto felice. Sono felice, Legno Gamer, che hai trovato un'altra amica grazie a questa live. È servita a qualcosa? Questa live ha promosso l'incontro di due persone. Quindi sono tanto, tanto contento che almeno sia servita a qualcosa. D'altra parte, da 45 minuti che sto nell'aria, almeno due persone si sono potute conoscere. Ecco, non so quante persone abbiano seguito questa live. Ah, 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 stay alive, ah, 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 stay alive, ah, ah, ah. Mi fa ricordare altro che i Bee Gees. Mi fa ricordare Giorgio Bracardi quando suonava il pianoforte. E poi si calmava. Troppo forte Giorgio Bracardi. Troppo forte il mio computer. Volevo passare un'altra web pagina, leggere qualcosa. E invece si blocca. Non so perché. Io ho accelerato la memoria, come diceva di fare Andrea Cappelletti, ma invece si direbbe che il mio computer è più lento di prima. Non so perché, non si vede che con le live è durato poco, è pazzesco, è un incubo. Incredibile, devo chiudere sempre delle pagine qua nel browser, erano appena 5, ma insomma è così. Comunque sono contento che beh vabbè, adesso vi lascio. Vi devo lasciare? Vediamo un po'. Grazie mille, buon pomeriggio. Grazie a te, Legno Gamer. E se vuoi, invita qualcuno a questa live, ma non so se finirla adesso o no. Vado un po' a vedere se ho cose da fare o no. No, ancora niente da fare. Per quello che magari 12 minuti in più o 22 minuti in più. Stamattina mi sono svegliato con un mal di testa della Madonna. Questa parte qua. Mi pulsa. Allora, infatti ho fatto un po' uno sforzo per fare questa diretta perché dicevo è da molto che non faccio una diretta. Poi stavo riflettendo, come sempre faccio ultimamente,
perché mi è un po' passato l'entusiasmo di quando facevo i miei primi video. Stavo riflettendo, che strano che non si. Che non si ascolta l'audio, si vede che è basso. Cioè, avevo il parlante accesi e qua schiaccio qualcosa. Ah, si vede che è basso l'audio. Ah, ecco, per quello che non c'era interferenza. Sui due parlanti. Io ho visto che è difficile, non dico avere economicamente parlando successo, ma è proprio difficile avere molte visualizzazioni. Per molte visualizzazioni intendo 30.000 o 3.000. Io in alcuni miei video ho raggiunto in anni 3.000, 5.000 visualizzazioni, 10.000 visualizzazioni, ma non in tutti. Quindi significa che le persone vanno a scegliere i video a seconda di quello che trovano nelle loro ricerche. Non è che io sto fra quelli che sono più visti. Quindi non vengono a vedere direttamente i miei video, ma li trovano nei video consigliati, nelle coincidenze, nelle ricerche loro. Adesso non so perché c'è un pezzo di scotch qua. Io mi distraggo sempre con qualsiasi cosa. Allora mi sono un po' demoraleggiato perché ho detto, ma continuare così per fare dei video che saranno visti 100, 200 volte, 400 volte, ma andare avanti così, insomma, mi demoralizza, mi demorde. Sento che poi qualcuno mi ha risposto. Giù lei. Ebbene, quante cose, quanti casini non si aprono perché volevo mettere la pagina del video che ho visto del. Ecco qua arriva del video che ho visto di un posto molto bello di un mio amico che è andato a fare un'escursione in bicicletta. Dura 39 minuti. Himalaya Cycling, the highest roads in the world, Ladakh. Quindi che io vi scrivo. Guardatevi questo video e poi voglio fare amministratore, moderatore della chat Marta Uribe. Io ho cancellato tutti gli amministratori, i moderatori della chat, Legno Gamer e anche Fatima Kitchen. Non so perché.
Ma adesso sono tutti i moderatori. Poi siete in quattro e mi fa piacere, mi fa un immenso piacere. E che dire? Non so, se siete in chat, fatemi delle domande. Io volentieri vi rispondo. If do you want, please, read me on the chat some question. I will happy to answer to you. Non c'è problema per quanto riguarda le premiere. Cioè, avrei potuto rifare un altro video e farlo uscire come premiere, ma voglio dire, l'immediatezza di una live è più importante di stare sempre programmando. Programmare, io ve lo consiglio se volete essere preventivati, cioè voi non sapete, questa settimana per esempio potete fare tanti video, uno al giorno, però è sconsigliabile, a meno che non abbiate un grande pubblico, fare un video al giorno, perché poi non li guarda più nessuno, c'è inflazione. E non è che alla gente gli arrivano in una settimana 10 notificazioni di video e può stare sempre guardando solo i tuoi video. Invece, se ne programmi una premiere, io metto in premiere perché così parte anche la chat, ma voi potete fare anche un video preprogrammato, quindi che non esce come premiere. Succede che lo programmate un determinato giorno della settimana, per esempio tutti i lunedì, e avete fatto in una sola settimana 10 video, allora per 10 settimane uscirà tutti i lunedì quel video o quella premiere, magari su un unico argomento. Se poi nel frattempo esce una novità, un argomento che è di attualità, che può fare tendenza, voi avete 6 giorni di tempo per caricare altri video in Premiere, video programmati o addirittura uscire dal vivo o caricarli al momento. Decidete voi. Potete caricare una Premiere al momento. Oppure potete dire tutti i lunedì programmo una Premiere. Poi, se voglio, vedrò, magari c'ho 10 settimane programmate, tutti i lunedì da qui a 10 settimane, ma magari vedo che a scalare posso mettere un video nel giovedì, a metà settimana. E poi magari di un'altra settimana metto un altro video su un altro argomento il venerdì o il sabato, in modo che voi potete fare delle eccezioni e una settimana usciranno 2 video, non uno. Magari in orari differenti. Di solito programmate alle 8 di sera e quando mettete, addizionate un altro video quella settimana, lo fate uscire alle 8 del mattino. Se avete un pubblico internazionale, qualcuno lo guarderà la mattina, qualcuno lo guarderà il resto della settimana. E poi fate così, quando andate aggiungendo video alle settimane che già ne hanno uno programmato, non è che lo aggiungete tutti in una settimana, se non, ma andate aggiungendo a quelle settimane che ne hanno solo uno di video. Poi potrete fare al momento una live come questa qua, che non è programmata intenzionalmente. Chi vi scappa, vi scappa la live e magari, però ecco, io stavo pensando come sia difficile avere successo coi video, perché in definitiva capito, è quello il problema, che magari oltre le 800 visualizzazioni subito non si va, e quello demoralizza e demorde un po'. Comunque sono contento che adesso voi siete in tre,
che è sempre meglio di niente. E niente, stavo pensando che se voi non aumentate e io taglio questa live, perché non è una minaccia, chiaramente, perché ho fatto già un'ora. E allora ricordiamo ancora una volta il nostro caro amico che tanta compagnia ci ha fatto durante la sua vita, Gigi Proietti, e che ha accompagnato la mia infanzia, la mia adolescenza e la mia gioventù con i suoi programmi televisivi, che è ciò per cui stiamo qua, questa live. Volevo farla il 2 novembre, che poi non sapevo che lui fosse nato il 2 novembre ed è la stessa data nella quale lui è morto, ed è la festa dei morti. La se n'è grattata, ma già il 2 novembre prossimo si commemorerà il primo anniversario della sua morte, anche del suo nome, della sua nascita, perché è nato il 2 novembre, e anche cioè come uno dei festeggiati, perché la festa dei morti è il 2 novembre, di tutti i morti, quindi sarà anche la festa sua. E lui è venuto a mancare, a morire giusto il giorno della festa dei morti, cioè non poteva essere una coincidenza più grande. Nato e morto nella festa dei morti, ha chiuso un ciclo morendo proprio con estrema precisione, ed è proprio morto il giorno del suo compleanno. Il suo compleanno è proprio il giorno della sua morte. È nato perché è nato il giorno in cui è morto. E quindi proprio il giorno che stava per festeggiare, mi sembra che non è arrivato il festeggiamento. Adesso non so se sarà nato alle 8 di sera o alle 8 del mattino, e non so a che ora sia morto. Però vediamo qua che ci dovrebbe essere scritto. Era ricoverato in gravi condizioni da 15 giorni per problemi cardiaci. Peccato, giù lui era già malato da anni al cuore, però due giorni fa è morto. Sì, perché adesso è 4. Lutto cittadino a Roma per i funerali di Gigi Proietti. Vabbè, e adesso vi lascio perché siete in tre, siete tanti, perché di solito più di 10 persone, forse c'è sta 4. Allegria, siete in 4. Che bello. Lasciate un commento nella chat per farmi capire chi siete, perché siete in 4 e non chattate. Please write on my chat the 4 person that follow me now. Write on my chat. Io lo so, c'ho solo 3 like, e lo so che ci sono delle persone che mi guardano, forse ci sarà Costantino Ru, e non intervengono perché stanno col cellulare. Vabbè, fa niente. Io volevo interagire con la chat, non era quella la ragione per la quale stavo facendo questa live, anche per parlare della triste dipartita di Gigi Proietti, per trovare un argomento col quale confrontarci. Però vedo con rammarico che nessuno scrive nulla nella chat. Addirittura due persone hanno fatto amicizia tra loro, un mio amico Legno Gamer e Marta Uribe, che è una mia amica anche. Però al di fuori di quello, per esempio, è venuta Fatima Kitchen a salutarmi, ma al di fuori di quello non so che promedio di persone, perché il numero di persone che intervengono sale e scende come la marea. Sandokan, Sandokan, sale e scende la marea,
gli viene la diarrea. E 5 persone, allegria, 5 persone. Oh, vuoi vedere che adesso vengono 30 persone giusto quando devo chiudere la live? No, una è entrata in live e se n'è andata. Volevo mettere gli hashtag, volevo mettere gli hashtag, volevo mettere. Vuoi mettere? Che se adesso no, siamo in quattro, come siamo in quattro. Vuoi mettere che se adesso metto gli hashtag, se adesso metto gli hashtag, la gente mi segue di più. Poi c'è un sacco di persone che discutono. Gli hashtag servono, gli hashtag non servono. Perché il resto è mancia. Qua avevo messo già dei metadati. E vediamo. Si può mettere la robla. Ecco qua. Mi raccomando, vediamo quanti. 4 persone, 4 persone. Ma perché no, non scrivete nella chat? Io mi domando, ma 4 persone che mi seguono senza intervenire. Vedono, ascoltano tutto, poi 3 persone, 4 persone, 3 persone, 4 persone, 3 persone, 4 persone. Già sono 1 ora e 8 minuti. Bla bla bla, bla bla bla. E facciamo la miniatura del video, dai, visto che ci stiamo. Cambiare. Perché mi va di fare dal vivo le cose. Poi chiudo il computer. Perché questo pomeriggio, anzi questa sera, ci sarà la live di Costantino. No, oggi tocca Flaco Montefiore. Come Giuseppe Flaco Montefiore. Ecco, io lo sapevo che per fare la miniatura ci si mette un casino. Qua fa sempre un bordello questo computer. Poi c'ho un programma per fare il boost della memoria. Facciamo l'edizione, non l'anteprima della foto, perché voglio mettere in miniatura Gigi Proietti. Ci stanno, solo che io gli metto un quadretto alla foto per vedere più piccola. Facciamo 1400x800, poi andiamo a inizio, scegliere tutto, la metto nel centro. Proprio faccio un portaritratto carino carino e prendo bordo. Faccio una bella cornice nera. Ecco poi scegliamo tutto di nuovo.
mettiamo qua un poco di rosso sopra e poi ci vorrei fare una fascia nera, ma non so come fare una fascia nera in diagonale e ecco, facciamo così. Mi faccio una fascia un po', ecco fatto. Ah, le dimensioni 3 volte di più. Vediamo, salviamo. Apre. E si mette da parte. Beh, adesso quanti saremmo? Non so. Siamo in due, siamo solo noi, siamo in due, io e te. Io e tu che mi stai seguendo da questa parte. Adesso va bene. Sono le 17, sono stanco, ho fatto 1:13:44, quindi 1:14. Adesso vi lascio, tanti saluti, poi vi metterò dei video consigliati quando YouTube me lo consentirà, e adesso, se mi consentite voi, vi lascio. Grazie per avermi seguito in questa chat, che è stata un disastro, hanno partecipato in pochi perché io volevo parlare con la gente, poi sono successi degli incidenti di percorso. E comunque, se volete rivedere questa chat, mettetegli l'avviamento rapido, cioè saltate un po' le parti che non saranno interessanti. E poi ho programmato molte premiere. Allora vi lascio, perché altrimenti viene tutto inutile, diciamo. Ciao, ciao, ciao. Ah, c'è un'altra persona in più. No, c'era una persona appena entrata e uscita. Ciao, anche perché mi sono stancato. Ciao. 1:15.